Allora, resistiamo qua. Ci metti ansia, no, ce l'ho io l'ansia. No, non mi aspettavo una cosa così, diciamo, al volo. Va bene, comunque cercherò di stare nei 10 minuti, va bene? No, è importante anche questo. Io volevo fare un saluto a tutti da parte chiaramente della contraddizione della rivista che abbiamo portato avanti da 20 anni fino adesso e che adesso si sta trasformando per diciamo venir meno delle forze che l'hanno sostenuta. E quindi in questo senso siamo stati amici, compagni di Salvatore, volevo anche diciamo onorare con questa mia presenza la sua memoria in questo senso. Volevo solo riportare una cosa che ha detto Salvatore che insomma avrei espresso con un po' più di calma. Lui gli ultimi tempi ci ha mandato un messaggio insomma molto telegrafico come faceva lui sui cellulari. Siamo ritornati al 24, ecco, a noi è stata necessaria la decifrazione di questo 24 e finalmente abbiamo capito che cosa volesse dire, no? Cioè la svolta autoritaria che adesso si ripropone in termini ovviamente diversi, senza la rozzezza delle forme fasciste chiaramente, ma con lo stesso intendimento sostanziale. Allora io sono d'accordo con tutti gli interventi di cui sposo appunto il tenore, cioè l'attacco alla democrazia che Salvatore pure aveva tenuto a fare e che, di cui abbiamo ripubblicato gli ultimi 2 articoli che aveva scritto nel 2006 addirittura, perché ci sembravano proprio attinenti al nostro presente e quindi non ne parlo per ovvi motivi di tempo, però vorrei aggiungere in questo attacco alla democrazia, uno, volevo sottolineare la forma legge del Jobs Act che per l'appunto precisa l'attacco al lavoro, il 24 e l'oggi sono diciamo accomunati da questo obiettivo, da questo intendimento e soprattutto la forma in cui è venuto questo tipo di ordinamento non fa capo al nostro sistema italiano, ma è l'espressione di una crisi mondiale nella quale siamo immersi, a cui voglio fare riferimento perché questa già nel titolo Jobs Act non è proprio italiano, ecco, fa riferimento alla velina internazionale che il Renzi di turno ha utilizzato per obbedire a un obiettivo fondamentale. Il monopolio del conflitto internazionale deve essere assolutamente ascritto alle classi dominanti, uso il termine classe, uso il termine imperialismo, anche se questi ultimi tempi non l'hanno visto troppo di moda, ma per noi questa moda non è passata nella misura in cui siamo ancora nel sistema di capitale che funziona in questa maniera. Allora, questa velina che è passata si è espressa in una legge che doveva essere l'attacco alla disoccupazione e quindi è stato l'attacco ai disoccupati. Così come prima si diceva l'Italia fondata sul lavoro, era meglio sui lavoratori ovviamente, cioè la concretezza di chi è forza lavoro e non è semplicemente erogazione avvenuta e appartenente ormai a chi l'ha appropriata, cioè l'ha comprata, ovvero il capitale. Allora, in questo senso, questo tipo di legge, ripeto, salvo tutto il discorso sull'attacco alla democrazia che mi sembra inevitabile, ed era inevitabile anche proprio l'attacco alla democrazia, perché la democrazia non può funzionare se non nei termini di una eliminazione di capacità contrattuale e rivendicativa da parte di chi lavora. Allora, i lavoratori sono stati frantumati e suddivisi dalla pletora della contrattualità nei tempi precedenti. Adesso si è cambiato semplicemente segno, però l'obiettivo è lo stesso, perché con il contratto a tempo indeterminato non solo sopravvivono tutte le forme contemporaneamente di lavori a tempo determinato,
ma queste si rinnovano, quindi i contratti a tempo determinato si rifanno e si rifà anche il lavoro nero. A proposito del lavoro nero, c'è prima chi parlava del lavoro gratuito, ma è chiaro, tutto il periodo in cui io ricordo dal Vaticano è partita l'esigenza anche contemporanea, collaterale, chiamatela come volete, di avviare la concezione che soprattutto i giovani potevano avviarsi ad un lavoro gratuito in attesa della speranza e quindi lavorativa che poi sarebbe un giorno giunta come elargizione dall'alto. Allora questo significava sì certamente un cambiamento di segni sul piano culturale, ma soprattutto l'erosione continua e costante di una concezione per cui la conflittualità fosse possibile nella realtà, che poi nei pezzi di carta potesse rimanere tale e quindi si facessero le passeggiate a Roma, scusate io sto a Roma, c'è il sole sempre ed è molto bello fare le passeggiate al sole, tante manifestazioni abbiamo fatto al sole, tante manifestazioni che poi non venivano raccolte mai né da partiti né da sindacati e quindi questo avallava ancora di più il fatto che lo sciopero non serve, no? Cioè tutta una serie di meccanismi che culturali e non avviavano alla necessità di far capire che bisognava solo ridursi all'interno di una interiorità ovviamente sconfitta senza capacità più di lottare e di vedersi collegati all'esterno socialmente. Tutto ciò che era collettivo doveva essere sbancato. In questo senso il Jobs Act è quasi perfetto. Allora, ha messo contro una conflittualità fra lavoratori che arriva pure, oltre a quella precedente, alla conflittualità tra nuove e vecchie assunzioni, perché le nuove assunzioni, l'abbiamo visto, c'erano pure ieri le dichiarazioni degli imprenditori che dicevano non è l'articolo 18 che mi fa assumere ma è il favore delle contribuzioni. Allora queste contribuzioni è stato calcolato che ammontano a 8.060 euro per lavoratore, in quanto ogni anno l'azienda risparmia o guadagna, vedete voi, questa cifra, in quanto lo Stato paga i contributi. E con quale fondi paga? Chiaramente le tasse, cioè i lavoratori pagano i contributi agli altri lavoratori passando per l'impresa. Allora non è l'impresa così in astratto, ma è il meccanismo di estorsione di valore plus lavoro, posso dirlo, e plus valore chiaramente, in aggiunta a quello che è stato realizzato fino adesso, perché il sistema di capitale non ammette ormai più di perdere un mezzo euro per pagare i lavoratori. Quindi lo Stato viene a sostituire le contribuzioni imprenditoriali, le paga con i contributi dei cittadini e quindi il regalo del Jobs Act è sicuramente alle aziende, non ai lavoratori, perché come dicevo nel momento in cui un giovane subentra ad un vecchio è chiaro che il vecchio che guadagna di più ormai è un peso per l'azienda ed è più a rischio di perdita del lavoro, licenziamento, mentre il giovane ha la speranza che siccome è gratuito per l'azienda potrà lavorare un po'. Oltre a questo ci sono tutta una serie di fattori, è stato introdotto il demansionamento venendo meno anche all'articolo mi sembra 4 dello statuto dei lavoratori per cui non è possibile demansionare, soprattutto non è possibile abbassare il salario, lo stipendio, mentre invece tutto questo è lasciato in una genericità formale di cui si avranno dei decreti attuativi a tappe, cioè formulati nel tempo in modo tale che così si possano sedimentare, la conflittualità non emerge se non quel minimo volta per volta e gli ultimi, guardate caso, li avremo ad agosto, quando tutti staranno al mare o comunque il caldo non permetterà di riflettere più di tanto. Allora questa legge
di una genericità assurda per essere una legge che è stata formulata e di cui si avranno decreti attuativi, sembra essere proprio il classico ballon d'essai di cui volta per volta si cerca di stemperare una conflittualità sociale che si teme molto ma che deve essere mantenuta come latente. Ci sono introdotti, io adesso per brevità non mi attardo, dico l'ultima cosa che è venuta fuori ultimamente a proposito di controlli a distanza. I controlli a distanza sembra essere garantito assolutamente, non per carità, sul lavoratore, perché sia una legge europea sia chiaramente nello statuto dei lavoratori non si permette un controllo sul lavoratore, però mentre invece sul rapporto produttivo c'è una libertà generica di possibilità di controllo sulla produzione. Allora, quello che è ridicolo, perché penso che sia addirittura a questo livello che bisogna vedere, è che si stanno attivando tutta una serie di vantaggi, possiamo dire, tecnologici, che sono microchip che si possono mettere negli scarponi da lavoro e negli elmetti, di cui sono state fatte già ordinazioni, delle cinture con il GPS che permettono un controllo, dei braccialetti vibranti di cui si è fatta già richiesta, mi sembra che addirittura in una stazione qui dell'autogrill di Bologna ci sia una cosa del genere che ha suscitato scalpore, ma è nella norma perché è una legge ormai. Ci sono aziende, agenzie, esatto. Ci sono le Pinkerton italiane. È un business che sicuramente sta montando e che quindi deve trovare attuazione, cosa meglio di una legge che avalli questo livello. Allora, questi... È una legge pesante il controllo elettromagnetico? Il controllo a distanza. È elettromagnetico? No, si dice nel Jobs Act... Il Jobs Act, forse Cremaschi te lo potrà confermare, il Jobs Act, no, adesso non ho la legge, è quello che sto cercando di dire. Allora, questa diciamo nuova tecnologia che è funzionale, addirittura sembra che siano stati usati negli Stati Uniti nel 2013 dei microchips sotto pelle, ecco, riferito da istituti di ricerca, non quindi da comunisti ma che dicono quello che gli pare, ecco. Allora, questo tipo di sorveglianza fa capire come non è solo la produzione chiaramente che deve essere sorvegliata e controllata, ma sono i lavoratori che debbono rendere al massimo della capacità produttiva, ovvero sia devono lavorare al massimo dello sforzo. Mi fermo subito. Volevo precisare una cosa, perché questo non è cattiveria di nemmeno di Marchionne, per carità.